Già denominata Castelnuovo d'Asti, la cittadina che ha dato i natali a San Giovanni Bosco deve il suo nome ad un edificio fortificato esistente attorno al 1000. Passato dalle signorie locali dei signori di Riva e di Biandrate ai marchesi del Monferrato, Castelnuovo fu in seguito sottomesso al comune di Asti per poi divenire, dopo il passaggio ai Savoia, feudo della consorte del marchese Carlo di Simiana, Matilde di Savoia. La torre che sovrasta l'abitato, con i resti di fortificazioni, rappresenta quanto rimane del nucleo antico, attorno al quale sorge il centro storico, con la vicina parrocchiale di Sant'Andrea, dalla facciata ottocentesca, opera dell'architetto Ferdinando Caronesi, che conserva al suo interno un'opera del pittore Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Oltre ad alcuni palazzi di rilievo storico ed architettonico, come la Villa Filippello ed il Palazzo Rivalba, Castelnuovo annovera una rilevante chiesa settecentesca, dedicata a San Bartolomeo. E fuori dall'abitato, alcune testimonianze di edilizia ecclesiastica di origini romaniche. La chiesa di Sant'Eusebio, sulla strada per Berzano San Pietro, e quelle di Santa Maria di Carnareto e di Santa Maria di Resetto.